Sì, eccoci con il primo cittadino di Torre Annunziata. Sindaco, rispetto al collegamento di qualche tempo fa con il collega Rocco Fatibene, quali sono gli aggiornamenti, le operazioni stiamo vedendo, stanno andando avanti alacremente? Sì, le operazioni vanno avanti alacremente e comunque vanno ancora avanti in maniera prudente, proprio perché si spera ancora di recuperarli tutti vivi. Quindi noi preferiamo che si vada avanti con prudenza, nella speranza appunto di trovarli. Per quanto riguarda poi tutto il resto, lo dicevo prima, grande solidarietà da tutta l'Italia si è stretta attorno a questa tragedia ed è bello almeno poter ringraziare tutti quelli che ci stanno dando questa grande solidarietà, a partire dai Vigili del Fuoco che stanno lavorando da stamattina indefessamente, alle forze dell'ordine, alla Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente della Regione Campania, Palazzo Chigi, cioè tutti mi stanno in questo momento dimostrando la loro solidarietà. Sindaco, diciamo, non è mancata certamente la vicinanza istituzionale, si spera però chiaramente adesso che possa venire fuori una buona notizia dalle macerie, anche se chiaramente è complicato. Lei è vicino anche ai familiari, agli amici delle persone che sono ancora sepolte purtroppo. Certo, sono qui anche io da stamattina proprio per cercare di mettere a loro disposizione un sostegno almeno psicologico con gli assistenti e i psicologi del comune, con tutte quelle che sono le attività materiali che potevamo mettere a disposizione. Si spera veramente di riuscire a trovarli ancora vivi. Sindaco, l'ultima domanda, poi davvero la lascio andare perché anche lei è molto provato. Per quello che si può sapere, chiaramente, per quelle che si può dire in queste primissime ore, insomma, per quanto riguarda la situazione del palazzo, i lavori, ecco, che cosa è, quali sono le informazioni in possesso dell'ufficio tecnico del comune? Allora, le informazioni sono che al primo e al secondo piano erano in corso dei piccoli lavori di manutenzione. Però sembra, dalle cose che si stanno dicendo, che lì questi due piani sono ancora in piedi, non sono crollati. Quello che è crollato purtroppo è il quarto, il terzo piano e la mansarda che era sopra, quindi probabilmente le cause del crollo sono ancora tutte da verificare. Perfetto, ringraziamo ancora il sindaco di Torre Annunziata per essere stato nostro ospite di 8 Channel.